benvenuto al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Caro Nicola, grazie anche perché con la tua presenza testimoni tutta l'importanza che la Regione Lazio attribuisce a questo territorio e a questa città che deve rinnovare il suo Consiglio Comunale ed eleggere il nuovo sindaco. Prima di alcune brevi considerazioni, consentitemi di dire un paio di cose. Una dolorosa: è morto Don Gallo. E io credo che per quello che ha rappresentato, in questo paese, con la sua capacità di testimonianza e di denuncia, sia da annoverare tra le persone migliori che noi abbiamo avuto in questi ultimi decenni. Voglio poi testimoniare subito la nostra solidarietà, la solidarietà dell'intero centrosinistra, ad alcune aziende in crisi nel nostro territorio, cominciando dalla Pozzi Ginori, ai cantieri navali di Calcraft, ai lavoratori della clinica Sorriso sul Mare, e infine ai lavoratori della cooperativa Giardini d'Infanzia che dopo 20 anni di lavoro nel nostro asilo nido comunale sono stati sinceramente buttati fuori da questo servizio e da alcuni giorni l'asilo nido di Formia è in condizione di non funzionare. Avrete capito l'importanza che noi stiamo dando da questa mia introduzione alle questioni del lavoro. Noi chiederemo, se avremo la possibilità di governare questa città, noi chiederemo che la Regione in particolare ci sia vicina nell'attivare tutte quelle politiche che ci consentano di aiutare in questo momento in particolare i più giovani, in particolare quelli che hanno perso il lavoro in età in cui sono difficilmente ricollocabili, a trovare nuove forme di occupazione. Come in tutti i territori, anche in questo territorio, vorrei dire al Presidente Zingaretti, la povertà è aumentata. E in questo territorio, quando la povertà aumenta, ci esponiamo a un rischio ancora più grande, che è il rischio di essere vicini ad aree ad altissima densità criminale e la possibilità quindi che proprio per effetto di una situazione sociale ed economica fragile si possano ulteriormente inserire su questo territorio con i piedi per terra e con l'amore che solo un gruppo di persone che vuole bene al suo territorio può dimostrare alle giovani generazioni. Questa è stata una grande operazione che noi siamo riusciti a mettere in campo. In primo luogo i partiti, Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, ma poi attraverso le nostre liste civiche anche quel ricchissimo tessuto che esiste comunque all'interno della città, che è importante, che ci è sempre stato vicino, anche attraverso figure, espressioni di esperienze più lontane. Questo, in centrodestra è diviso, spaccato. Dalla maggioranza uscente escono tre candidati a sindaco, il vice sindaco dell'attuale sindaco, il presidente del consiglio dell'attuale sindaco, e lui si è rifugiato dentro una lista nella quale ha candidato un imprenditore della sanità privata del Lazio e cerca attraverso questa operazione di rimanere a galla per continuare a menare le danze all'interno di questa città. E ancora meglio, questo candidato a sindaco che non riesce in una campagna elettorale, che deve parlare a una città che sta vedendo il suo ospedale sempre più degradarsi, sempre più peggiorare per effetto delle politiche sbagliate della giunta Polverini,
in cui il figlio dell'attuale sindaco era un grande esponente assessore ai servizi sociali, bene, nonostante tutta questa situazione, lui ha il coraggio di non dire una sola parola sul nuovo ospedale policlinico del Golfo. Come si può pensare di governare una città senza pensare alla sanità pubblica, senza pensare alla necessità che questo territorio ha di mettere in piedi una struttura di eccellenza? Questa è la prima richiesta, forse la più forte che noi facciamo al presidente Zingaretti. Conosciamo tutte le difficoltà della regione, sappiamo benissimo che non sarà un'impresa facilissima, però noi puntiamo, insieme al rafforzamento dal punto di vista della qualità delle prestazioni erogate dall'attuale struttura ospedaliera, noi puntiamo ad una struttura sanitaria di eccellenza in questo territorio. E il Policlinico del Golfo era stato già deciso dalla precedente amministrazione regionale di centro-sinistra, e solo per atti di sciagurata amministrazione cittadina è stato messo sul binario morto, e poi anche la Regione ha colto l'occasione per metterlo da parte. E allora questa è la questione centrale sulla quale noi non vogliamo recedere e sulla quale, anzi, in questi giorni che restano di campagna elettorale dobbiamo parlare con tutti i cittadini e fare in modo che loro sentano questa esigenza e avvertano questa esigenza con la stessa forza con cui la stiamo perdendo noi. Ma su questo territorio, presidente Zingaretti, ci sono altre questioni che noi possiamo fare insieme alla regione. Noi abbiamo una struttura che abbiamo acquistato nel 97, strappandola, il comune di Formia l'acquistò, strappandola alla criminalità organizzata, l'ex discoteca Seven Up, sulla quale noi vogliamo costruire e realizzare un centro congressi, perché il centro congressi destagionalizza il turismo non solo a Formia, in tutta l'area del Golfo. La struttura, peraltro, che noi abbiamo già in un qualche modo progettato, su cui siamo disponibili a fornire anche l'ex Gioventù Italiana del Littorio, che dopo tanti anni la precedente amministrazione guidata da Marrazzo ci ha consegnato e che noi vogliamo adesso sviluppare con un progetto di città dei bambini e dei ragazzi, perché è questo il segnale che dobbiamo dare alle future generazioni, che ci occupiamo di loro fin dal primo momento, creando momenti di ricreazione, di tempo libero, di cultura, di stare insieme, di socialità. Questa è una città che ha ospitato negli anni decine di migliaia di persone venute da altre realtà. I nostri bambini hanno bisogno di stare insieme, devono crescere insieme per superare i pregiudizi. Tu da dove vieni, tu da quale parte del territorio sei arrivato, tu sei campano, io sono di qua, e via proseguendo. Li dobbiamo far crescere insieme dentro esperienze intelligenti che aiutino poi anche le famiglie a far vivere la vita ricreativa a costi accettabili e soprattutto in grande sicurezza per i loro figli. Un'altra questione, Presidente, è quella del grande porto turistico Marina di Cicerone. Un progetto finanziario di 100 milioni di euro, che è completamente a carico di un gruppo privato di cui conosciamo perfettamente la provenienza e quindi ci possiamo fidare, aspetta di essere realizzato qui di fronte a noi. Bene, per 5 anni questa amministrazione ha cincischiato perdendo tempo. Non abbiamo mai capito perché, a fronte di un investimento di questa portata, loro, che quando devo dire sentono odore di soldi, sono sempre molto attenti e molto veloci e rapidi, questa volta hanno frenato, stranamente hanno frenato. Allora, anche su questo abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a riportare questa grande iniziativa sul binario della correttezza e della legalità. Vogliamo essere certi degli impatti ambientali, vogliamo essere certi di tutto quello che si potrà determinare per effetto di questa costruzione sul nostro litorale. Vogliamo giocare a carte scoperte e nella più piena legalità, però vogliamo andare avanti, non vogliamo rimanere nelle sabbie mobili del non deciso, del non fatto e delle cose che poi si perdono e le persone non capiscono più di che cosa si tratta. Queste sono le 3 questioni fondamentali che noi ti vogliamo porre, caro Presidente, perché non possiamo chiedere troppo alla Regione, ma le cose che ti ho detto sono per noi fondamentali.
le vogliamo mettere al centro del nostro programma, ci vogliamo lavorare sopra insieme a voi, sfruttando questa filiera di governo che si determinerà se noi vinceremo le elezioni a Formia, tra il comune di Formia, la regione Lazio, io mi auguro, partendo da Formia, in tanti altri comuni della provincia di Latina. Voglio ricordarvi che quando Formia ha vinto le elezioni in centro-sinistra, negli anni successivi ne hanno vinte tanti comuni in provincia di Latina. Né di destra né di sinistra, noi siamo gente di centro-sinistra e lo diciamo con tutto l'orgoglio che questa appartenenza in qualche modo noi rivendichiamo. Essere di centro-sinistra è un valore aggiunto, non è una dimostrazione di nulla. Questo lo si deve sapere e dobbiamo essere capaci fino in fondo di andare avanti su questo strada. Io voglio lasciare adesso tutto lo spazio al Presidente Zingaretti. Voglio dire solo una cosa. Questi saranno i miei ultimi 5 anni di impegno amministrativo per la città. Io so benissimo che dopo questi 5 anni, ne sono certo, ci saranno giovani, bravi, che sono cresciuti in un'esperienza di governo e che potranno prendere in mano le sorti di questa città. È l'unico motivo per il quale ho accettato di ricandidarmi a sindaco, altri non ce ne sono. E lo dico anche con la commozione di chi sa quanto in questa città c'è bisogno, in questa tornata elettorale, dell'impegno di tutti. Io spero di aver coinvolto quanta più gente possibile. Io spero di essere stato capace in questo mese di campagna elettorale di creare quell'entusiasmo, di creare quella motivazione che ora ci dovrà portare a vincere le elezioni. Sappiate però che tutto questo senza l'impegno vostro non servirebbe a nulla. E allora, con quella capacità che noi abbiamo di stare insieme, con quella capacità che noi abbiamo di fare squadra, con quella capacità che ha visto il centro-sinistra da sempre, fin dal lontano 93, in questa città, sempre unito e mai diviso, perché sappiamo che il nostro avversario non sta dentro di noi, ma il nostro avversario è la destra. Una destra che su questo territorio ha disseminato cattivo governo. Questo è l'obiettivo che ci deve, in queste ultime ore di campagna elettorale, portare a lavorare tutti insieme, tutti uniti. Grazie. Sono qua stasera e sto girando come un pazzo per tanti comuni della nostra regione in questi giorni, a fianco di belle persone come Bartolomeo che si battono dentro le nostre città. Ci sono ovviamente perché ci credo e tornerò, se volete, a fare volantinaggio per il ballottaggio, perché tutti dobbiamo stare porta per porta, casa per casa, a stringere le mani, negozio per negozio, come giusto che sia. Ma lo faccio davvero con l'anima, col cuore. E quindi in questo momento di campagna elettorale noi dobbiamo essere quelli che di più avvertono che la posta in gioco davvero non è solo l'elezione o meno di un sindaco, di un consigliere comunale, di una maggioranza, ma in questo momento per l'Italia c'è qualcosa di più che deve portarci a mobilitarci e che passa poi per la vittoria. Io questo lo dico perché appunto da qui, ma se l'altro giorno stavo a Viterbo, della storia della capitale d'Italia, e quindi di fatto di anni che sto spingendo tanto, e quello che è diverso dal passato è che te nelle facce delle persone vedi dappertutto, pur in situazioni differenti, due diversi atteggiamenti che rispetto ai quali noi non possiamo girarci dall'altra parte. Il primo comune elemento che c'è dappertutto è quello della percezione di precarietà, di incertezza. È un elemento costante di questo nostro paese in questo momento, è anche motivato,
è anche giusto, è la precarietà o l'incertezza dei ragazzi e delle ragazze italiane che lottano per il loro futuro, ma avvertono che qualcosa non va, non vedono la via d'uscita, è quello del precariato, è quello di coloro che si sentivano sicuri, perché magari lavoravano in qualche grande azienda o multinazionale che tirava nel mondo e quindi avevano un po' fatto i conti con le proprie famiglie, di arrivare a chiudere un periodo di tranquillità, invece avvertono o perché sono stati espulsi dal mondo del lavoro, o perché avvertono sempre una situazione di crisi lunghissima, oramai quasi 7, 8, 10 anni di crescita zero, oppure la paura e la precarietà o l'incertezza di tantissimi che precari lo sono da troppo tempo, perché lo Stato rispetto al mio bisogno non c'è mai, per tanti motivi, però non c'è mai, ed è l'incontro tra questa percezione di precarietà e di incertezza e la percezione, il fastidio dell'ingiustizia, della solitudine, che nasce la rabbia e cresce la paura. Quella rabbia e quella paura che prende tante strade, anche quelle più drammatiche individualmente, quelle che non hanno risposte e portano addirittura alcune scelte le più estreme. Quello di gente che in Italia ormai ci sono tre tipologie tra le tante, di persone che si affacciano alla politica, appunto, che si presentano sui palchi come se niente fosse per chiedere voti. Il primo è quello che andava di moda, è quel prototipo di proposta politica, di chi sale sui palchi, anzi finisce a sperare che ci siano problemi da rappresentare, però non si assume mai responsabilità di governo, guarda quello che avviene e ha guardato addirittura in Parlamento all'ipotesi che pure avevamo fatto di un governo insieme e rifiutandolo ha permesso che Silvio Berlusconi sia tornato al governo, perché chiusa la parola del cambiamento si assume anche la responsabilità che ha avuto nella vicenda nazionale. E quindi sono quelli che non mettono mai le mani nella marmellata, perché dicono no, me le sporco, sperando però che poi i problemi rimangano e non curandosi mai dell'obiettivo di risolvere i problemi delle persone. Poi c'è un altro prototipo di persone che c'era di questa storia, e non dimenticate mai, perché fanno finta di dimenticarlo, che questa regione è la regione che quando andava a bloccare i progetti degli ospedali come questo, o andava nei comuni a dire che gli ospedali andavano chiusi perché non c'erano soldi, era la stessa classe politica che poi prendeva l'aereo, andava in Sardegna a ostriche e champagne con i soldi dei cittadini, perché se noi questa cosa noi la ricordiamo, non intercetteremo mai la rabbia, che non è figlia, badate, solo dell'assenza del servizio, che c'è pure quella, ma è la rabbia delle persone, non meglio chi vive del proprio lavoro, e questo non va bene. E poi ci dobbiamo essere noi, vedete, che dobbiamo intercettare quella rabbia, non far finta che non esiste, e dire, e questo dobbiamo fare, che noi le mani della marmellata e della gestione del potere siamo orgogliosi di poterceli mettere. Ce li mette vuol dire ascoltare l'urla di dolore che vengono dall'Italia sui tanti problemi che abbiamo, ma perché non vogliamo lucrare su quei problemi, noi vogliamo governare e ridare una speranza a questo paese. Ecco perché io credo, e l'ha fatto bene a dirlo, che bisogna combattere contro l'idea della semplicità, delle idee tutte uguali, perché vedete, nello scontro politico sono importanti i programmi, certo che sono importanti le cose che ha detto Bartolomeo, io ora dirò, non sono solo 4 o 5 punti, sono 4 o 5 punti di governo che dovremo fare insieme, ma che definiscono un modello di sviluppo. Questo sistema del Golfo sia competitivo, legato a un nuovo modello di sviluppo e costruito e rappresentato da figure autorevoli. E questa la differenza la fanno le persone. La fanno quelle che sanno battere i pugni sul tavolo, quelle che sanno rappresentare il bene comune,
quelle che sanno confrontarsi con i livelli diversi di governo, perché altrimenti si è più deboli, e quando si è più deboli si è più fragili, e quindi si intercettano meno le novità che ci sono davanti. Noi faremo la nostra parte, non c'è dubbio che c'è una storia da riprendere. Qua è accaduto qualcosa di incredibile, e cioè ha vinto un'opinione politica contro il bene comune dei cittadini. Questo è successo. Tanti progetti bloccati, da quello del porto all'ex GIL, agli investimenti che si erano fatti, quasi senza motivo, se non quello appunto che la spesa pubblica è funzionale non a costruire progetti ma a gestire il potere intorno a sé. Questo è accaduto. Ma perché non l'hanno fatto? Perché c'è una diversa idea di gestione della politica, che qui a Formia vi ha colpito più che in altre zone, perché siete rimasti dentro uno schema politico che ha pagato tutta la città. Questo è assolutamente evidente, che si è manifestato anche con delle cose che apparentemente sono inspiegabili. Allora noi dobbiamo cominciare a voltare pagina, e voltare pagina vuol dire avere una politica sulla difesa del diritto alla salute degna di questo nome, che non pensi solo ai conti economici, perché noi possiamo ritornare dal piano di rientro del disavanzo economico anche a zero, ma se poi la gente muore per strada, ma che obiettivo abbiamo raggiunto? Ci sono anche qui dei valori da difendere, e noi, l'ho già detto, al prossimo piano di rientro, al prossimo tavolo, al primo tavolo che abbiamo fatto da quando siamo stati eletti, dopo 2 anni e mezzo che il Lazio non vedeva un centesimo, solo perché hanno apprezzato alcune nostre scelte, il governo ha stanziato 550 milioni per la sanità del Lazio. Pare che ha devastato la periferia della regione, le province della regione, non perché sia sbagliato fare squadra tra le altre, figuriamoci se non è sbagliato, ma perché lì c'è una furbizia. Le macro aree sono, guarda caso, state pensate a spicchi che partono dal centro e si proiettano verso le province. Le cose che mette in campo Bartolomeo non sono richieste di un comune a un altro ente, sono pezzi di un modello di sviluppo che la destra non ha voluto, e non ha voluto perché conveniva distruggere un'economia sana e far alzare la dipendenza dei cittadini dalla cattiva politica, perché quando la gente è disperata ragiona più sull'istinto che non sulla ragione. Noi siamo quelli che sono convinti che invece, scommettendo sulla forza che abbiamo, sulle energie che una nuova generazione può mettere in campo, sulla forza di un'esperienza, di una tradizione di questa nostra regione che può parlare al mondo, che noi ce la possiamo fare. E questa parte del territorio è quella potenzialmente più competitiva. Per questo messaggio è un messaggio forte, perché ci porterà la vittoria con Bartolomeo. Ciao!